cosa significa questo incontro qui a Vinitaly? Oggi presentiamo la valorizzazione produttiva di un feudo che era il simbolo del potere mafioso in Sicilia, apparteneva a Greco, il capo della mafia del tempo, e che è diventato patrimonio pubblico e patrimonio dei siciliani grazie al trasferimento dell'Agenzia dei Beni Confiscati alla Sicilia. Bisogna fare di più, bisogna non solo acquisire i beni confiscati alla mafia, ma bisogna dimostrare che questi beni possono diventare produttivi, dare lavoro vero e far sì che il lavoro nella legalità sia per i siciliani una prospettiva tangibile e non un'alternativa a un lavoro che viene alla mafia, che è un lavoro da rifiutare. E allora lì, grazie all'Istituto Vita e Vino, lanciamo una valorizzazione produttiva in modo da far sì che lì nasca la banca del germoplasma siciliano e quindi che in tutti i territori siciliani che producono vino possano avere un riferimento importante in quest'area. Ed è anche una speranza per i giovani siciliani e non solo. Certo, l'idea che fino a qualche anno fa serpeggiava tra tanti giovani, che il lavoro vero lo dava la mafia, mentre dalla legalità arrivavano solo promesse e proclami, e invece cambia, e cambia radicalmente. Non solo attraverso la legalità c'è il lavoro vero, ma c'è anche una prospettiva di vita, di crescita dello sviluppo della Sicilia, un tipo quasi paradigmatico, una risposta alla mafia in termini di concreta prospettiva di vita. Io sostengo sempre che la mafia la si combatte con la testa e col cuore, nel senso che è una lotta di legalità, di valori, etica, ma si combatte anche con la tasca, convincendo la gente che è più conveniente stare dalla parte della legge che stare dalla parte della mafia. Chiederei, dottor Vattani, tutti questi sforzi che fanno i giovani siciliani e non solo, bisogna portare fuori questo vino della Sicilia. Chi meglio del dottor Vattani ci può dire qualcosa sull'estero? Ma guardi, posso dire una cosa, che il profilo della viticoltura siciliana è altissimo nel mondo. Certo, dobbiamo fare di più, portarlo fuori, e devo dire che proprio quest'anno a Vinitaly, grazie alla presenza del Presidente della Regione, che arriva oggi e domani avrà una conferenza stampa col Ministro dell'Agricoltura, grazie agli sforzi dell'Associazione, dei nostri imprenditori, io sono convinto che sempre di più il vino siciliano apparirà come un prodotto di eccellenza assolutamente attraente su tutti i tavoli, non soltanto in Europa ma anche in Asia e in America Latina. Cosa ne pensa a livello economico di questo, un pellico che si sta spostando verso l'estero? Ma proprio questo, mi pare che i nostri imprenditori abbiano fiutato il vento in tempo e cominciano ad essere presenti in questi nuovi mercati, e compito della regione è quello di sostenerli e di aiutarli ad allargare sempre di più i mercati. Grazie a lei. Dario Cartabellotta, qui siamo in questo piccolo stand di 8.000 metri quadri, 200 aziende, poi parliamo anche di olio oltretutto. Allora, com'è? È una triade mediterranea, pane, vite e olivo. Ora, per il riconoscimento dall'UNESCO, da parte dell'UNESCO, della dieta mediterranea, sicuramente questo viene ancora più rafforzato. Devo dire che in 20 anni siamo passati dalla terra dei vini sfusi a brand di prestigio dell'enologia internazionale, dalla terra degli oli che alimentavano il Tirolo alla terra che produce oli di grande valore, di grande interesse, di grande prestigio che sono. Tutto questo grazie allo sforzo dei produttori. Qua li mettiamo tutti assieme, si sta costruendo il brand Sicilia, brand sempre più apprezzato. E oggi, con la presentazione a Banca Dati della Vite, in Sicilia da più di 2000 anni vengono popoli diversi. I fenici portano il grillo, gli arabi portano lo zibib. Abbiamo il patrimonio di vitigni più prestigioso che possa esistere, forse a livello mondiale. Metterli tutti insieme a Verbuncao, un'azienda che era della mafia, che era il deserto culturale e che oggi può diventare un punto di riferimento per l'innovazione enologica mondiale, credo che sia uno degli elementi di maggiore importanza e di grande prospettiva per l'innovazione e la ricerca. Una domanda, credo di più. La Sicilia, cosa manca in Sicilia? Avete il deserto, avete la montagna, avete il mare, avete i laghi, cosa vi manca?
Credo degli sforzi che stanno facendo da parte dei produttori. Ognuno comincia a capire che essendo una quota della propria sovranità aziendale, del proprio io, e mettendolo tutto in un bene comune, nasce un progetto di Cina. E questo è più facilmente percepibile e individuabile da parte del mondo intero. E credo che siamo sulla buona strada. Ultima domanda, quella che faccio sempre. Le prospettive per i giovani imprenditori italiani, siciliani. Con i sistemi produttivi che crescono sono sicuramente buoni. Io ricordo solo una cosa, quando facevamo vino sfuso, ogni anno la Sicilia produceva 100 milioni di lire. Oggi siamo arrivati a 1 miliardo di euro, un rapporto quindi 1 a 10. Questo significa che dove c'è l'economia sana c'è il valore e c'è anche il lavoro. Un saluto ai siciliani. Un saluto a tutti i siciliani, grazie, grazie soprattutto a chi non è potuto venire qua, ci segue e sa quanto viene in Sicilia. Gli oli sono importanti per il futuro della nostra economia del mondo. E la chiudiamo in siciliano. Quando è che ci vediamo? Quando è che ne vedremo?